Ciao a tutti ragazzi e dunque benvenuti a questo nuovo video. Benevento Juve 2-4, la Juve che vince, allunga ancora in attesa della gara di domani del Napoli. Una partita che non era facile, era importante intanto vincerla in qualsiasi modo, in maniera sporca, brutta, cattiva, non era importante portare a casa 3 punti perché in questo momento tra le due partite con Real. La testa ovviamente era impegnata in altri lidi. Anche se giustamente viene detto che i titolari della partita che ha giocato la Juve martedì non erano praticamente in campo in questa partita perché 9 su 11 sono stati cambiati. Però comunque anche quei 9 che erano fuori, le energie psicofisiche le sentono, perché comunque fanno parte di un gruppo, quindi sentono gli umori positivi, negativi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mentalmente la testa è lì. Poi era importante reagire dalla sconfitta del Correal, una sconfitta, come ho già detto, secondo me nell'altro video, esageratamente esagerata, non, secondo me non meritata, però al di là di questo. Oggi la Juve è brutta, bisogna dire la verità, no? Oggi veramente brutta, senza testa, un po' come a Ferrara, con la differenza che qua i cambi li avevi. A Ferrara ha dovuto tenere Douglas Costa in campo praticamente 90 minuti in quanto ti mancava il Cuadrado della situazione. Questa partita hai messo Cuadrado che a Ferrara non avevi. L'hai messo all'inizio e hai potuto mettere Douglas Costa fresco dopo. In più avevi Khedira che. Ragazzi, è inutile che ci giriamo quando dicono, ma Khedira cammina in campo, Khedira non si vede, Khedira di qua, Khedira tiene sul centrocampo. Da tutti i tempi di gioco è entrato Khedira, il pavimento non è più riuscito a salire. È un giocatore eccezionale, è un giocatore eccezionale, veramente un giocatore incredibile, un giocatore incredibile. Purtroppo devo dire un Mandzukic a tratti imbarazzante. E non solo Mandzukic, ad esempio, a me non è piaciuto per niente Marchisio. In fase propositiva, nel secondo tempo, quando Allegri l'ha messo, diciamo, al posto di Pjanic, ha spostato Pjanic per mettere Marchisio centrale davanti alla difesa, come regista, meglio. Ma nel primo tempo, quando ha dovuto fare la mezzala, cioè giocare al posto di Khedira, praticamente il Benevento entrava come il burro in quella corsia. E tant'è che il gol nasce da quella corsia su una disattenzione, un buco lasciato proprio da Marchisio. E come ho detto, non mi è piaciuto Mandzukic, non mi sono piaciuti i due centrali di difesa, Rugani e Benatia troppo distratti. E ovviamente non mi è piaciuto Alexandro, che io non riesco a capire che involuzione abbia questo ragazzo, perché fa delle cose eccezionali, poi si perde in altre che onestamente fai fatica a capire, fai fatica a concepire. Detto questo, alla fine, ripeto, l'importante era portare a casa i 3 punti, portare a casa il risultato. E ce l'abbiamo fatta, quindi finalmente abbiamo portato a casa questi 3 punti e siamo riusciti a vincere per la prima volta nella storia della Juve al Vigorito. Era la prima volta che ci giocavamo, però statisticamente era la prima volta e va bene così. Ora a testa al ritorno del Bernabéu, pur sapendo che non è impossibile, ma quasi, cercando di fare bella figura. Ovviamente sembra scontato dirlo ormai con il risultato dell'andata, sto sentendo di più già la partita con la Sampdoria di settimana prossima. Però insomma, ecco, è una partita quella del Bernabéu dove non dobbiamo fare brutta figura. Possibilmente evitiamo di replicare la partita dell'andata e magari proviamo anche a vincerla. Se non magari per la qualificazione, per le statistiche, insomma, comunque la vittoria del Bernabéu farebbe sempre molto molto piacere. E ripeto, era importante vincere questa, sarà importante vincere quella con la Sampdoria perché sono le partite quelle che anticipano, quelle in mezzo agli eventi che portano via un po' di energie mentali. Cerchiamo di portare a casa anche quella con la Sampdoria e poi ci concentreremo molto probabilmente purtroppo solo sul campionato fino alla finale di Coppa Italia. E quindi niente ragazzi, alla fine sono contento del risultato, a me va bene così e chiaramente so che la Juve non è questa e nelle prossime partite verrà fuori la Juve ancora più forte. E io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!